buonasera, siamo in compagnia del dottor Giuseppe L'Episcopo, amministratore delegato di ICL, al quale chiedo subito come mai avete scelto di partecipare a Made in Steel quest'anno. Presenterete qualcosa di nuovo? Che cosa si deve aspettare il pubblico che verrà a Milano? Senza voler anticipare troppo, cercheremo di portare in fiera la vita quotidiana dell'azienda, mettiamola così. Ecco. Quindi ovviamente le infrastrutture della nostra attività non consentono di trasferire impianti, o magari con qualche risorsa dedicata cercheremo di così far sentire dentro l'azienda, pur essendo decontestualizzati. Ecco, questo è un po' l'obiettivo. Com'è andata quest'annata? Diciamo che anche adesso il periodo non è dei migliori. Come sta andando? Stiamo vivendo comunque come vittime una ondata speculativa che oramai dura da un paio di esercizi. E siamo partiti beneficiando di una ripresa dei prezzi con delle frustate in avanti che indubbiamente hanno generato dei risultati inaspettati per ciascuno di noi nel 2021. In questo preciso periodo c'è un'inversione di tendenza che oramai dura da qualche mese, che sta andando a correggere forse l'eccesso di crescita che c'era stato l'anno scorso. Quello che ci preoccupa è l'esercizio prossimo, dove non abbiamo ancora sufficiente visibilità per spargerci il capo di cenere o per essere più ottimisti del momento attuale. Direi che in questi ultimi anni, per concludere il mio pensiero, quello che è cambiata è la velocità di escursione delle quotazioni e quindi probabilmente questo dovrà essere ancora maggiormente metabolizzato e credo porterà a un nuovo modo di condurre delle trattative con i nostri fornitori, produttori, magari sempre più d'oltreoceano, che dovrà necessariamente coniugare una lunghezza temporale di ricevimento del materiale con una vivacità di oscillazione del prezzo che non è controllabile da nessuno. Quindi prezzi fissi credo che siano finiti, si tratta di trovare un nuovo modo di gestire le oscillazioni per dare a tutti la possibilità di rimanere sul mercato non essendo vittime di un eccesso di ribasso o di rialzo. Grazie mille per la sua disponibilità. Di niente. Grazie a lei, buon lavoro.